Abbiamo chiamato qui sul palco con noi Chiara Nalli, economista, ha lavorato e lavora in istituzioni finanziarie attive in ambito internazionale. Grazie. Nell'agosto 2011 una lettera a firma dell'allora entrante presidente della BCE Mario Draghi intimava al governo italiano di Silvio Berlusconi di attuare una serie di riforme improntate all'austerità. Privatizzazione dei servizi pubblici locali, riduzione della contrattazione salariale collettiva, riduzione della spesa per pensioni e stipendi pubblici e revisione delle norme sui licenziamenti. Il tutto al fine di anticipare di un anno il pareggio di bilancio, perché i mercati finanziari erano in fibrillazione per il debito pubblico italiano. A marzo 2020, in pieno Covid, lo stesso Mario Draghi, in un articolo sul Financial Times, diceva: «Ci troviamo di fronte a una guerra contro il coronavirus e dobbiamo muoverci di conseguenza. I livelli di debito pubblico devono salire». Pochi giorni fa, lo stesso Mario Draghi, nell'illustrare il suo rapporto sulla competitività che gli è stato commissionato da Ursula von der Leyen, ha sostenuto la necessità di accendere nuovo debito comune europeo per 800 miliardi. Parliamo della stessa persona, vero? Bene. L'uomo paladino dell'austerity, quello che ha imposto misure di lacrime e sangue alla Grecia e all'Italia, improvvisamente si è scoperto un fautore del debito pubblico, per sostenere la ripresa di un'Europa che obiettivamente è rimasta indietro, come egli stesso sostiene nel suo rapporto. Si direbbe che alla fine l'evidenza fattuale ha sconfitto l'ideologia liberista. In condizioni normali questa sarebbe anche una buona notizia, tutti noi potremmo pensare a rigature positive in ambito produttivo, di occupazione, salariale. Sarebbe tutto molto bello se questa inversione di rotta a 180 gradi non nascondesse in realtà il più grande cambiamento di paradigma economico mai pianificato, ovvero la transizione verde e la transizione digitale. E sarebbe molto bello soprattutto se non lo facesse partendo da un unico presupposto, che è quello di un mondo diviso in blocchi a causa di una guerra perenne contro la Russia e in prospettiva anche contro la Cina. Lo stato di belligeranza perenne è l'assioma di base del piano Draghi, che non a caso punta tantissimo anche sull'industria degli armamenti europea. Quindi dobbiamo capire come siamo arrivati a questo punto, cioè come siamo arrivati da anni in cui il liberismo e l'austerità ci venivano spacciati come l'unico modello possibile, il migliore per la gestione della nostra economia, come una necessità assolutamente tecnica peraltro, ad oggi in cui quelle stesse elite europee che per anni ci hanno imposto quel modello anche a costo di enormi ricadute sociali, vengono a proporci il piano di spesa e di debito più grande mai realizzato e già iniziato peraltro con il PNRR. Capirlo ci aiuterà a identificare gli strumenti da mettere in campo nella nostra azione politica. Per iniziare potremmo partire da un dato tecnico incontrovertibile. Nel 2011, ai tempi della famosa letterina della BCE, il rapporto debito-PIL dell'Italia era pari al 120%. Dal 2011 è costantemente salito e nel 2022, quando Mario Draghi ha lasciato il governo dell'Italia, era del 138%. Il debito pubblico non si è ridotto. Ma se non si è ridotto il debito pubblico e al contrario è stata ridotta la spesa per pensioni, per servizi, per infrastrutture e per assistenza, evidentemente quei soldi sono andati da qualche altra parte. E se è quindi evidente che spacciare la necessità di riduzione del debito pubblico, l'austerità, come una soluzione tecnica, puramente tecnica, è servito in realtà a mascherare una manovra politica. Perché se io non riduco il debito come dico di dover fare, sposto soldi da alcuni settori ad altri, sto in realtà compiendo una scelta politica. Però ci raccontavano che era tecnica. Con un'operazione culturale e propagandistica che è durata 30 anni si è voluto depoliticizzare l'economia, ovvero si è sottratta dall'ambito di azioni della politica per sottrarla all'ambito di azione del processo democratico. Mi direte perché? Perché il motivo era semplice: preservare un sistema, quello capitalistico, che già all'epoca stava dando segni di smottamento. L'alternativa ovviamente sarebbe stata quella di riformarlo, ma evidentemente questo già all'epoca non coincideva con alcuni interessi. Beh, dopo 30 anni Mario Draghi si sveglia, viene e ci dice che l'Europa è rimasta indietro. Sì, diciamo noi.
è rimasta indietro perché è mancata la politica industriale, perché chi ci predicava il liberismo in casa nostra, in realtà in casa propria, era molto meno liberista, è rimasta indietro perché non c'è stata la capacità e la volontà di preservare i redditi dei cittadini europei, e da ultimo, lo sappiamo bene, perché è mancata l'autonomia strategica. Ma tutto questo nel rapporto Draghi non c'è. O meglio, Draghi sorvola abilmente sulle cause di questa situazione e ci propone direttamente la soluzione salvifica, che qual è? Un investimento massivo in transizione verde, transizione digitale e nell'industria degli armamenti. Sull'industria degli armamenti sorvoliamo perché i presenti in questa stanza se ne sono abbastanza occupati. La transizione verde in realtà è stata introdotta con un'operazione culturale molto lenta e molto capillare, che se ricordate bene è iniziata già ai tempi della prima presidenza Obama. Poi con il Covid è diventata un po' la soluzione per tutti i mali, infatti se ricordate già il PNRR destinava la metà delle risorse a transizione verde e transizione digitale. Ma ecco la guerra alla Russia, che la transizione verde è diventata l'arma salvifica per sottrarci dall'influenza di dittatori maligni, per preservare la nostra democrazia e la nostra libertà. È stato creato un nuovo dogma, di fatto. Di nuovo, con un'operazione culturale che identifica in maniera mirata, artificiale, alcuni problemi e li investe di enormi implicazioni emotive e morali, quelle della guerra con la Russia, ci viene imposta una soluzione sulla quale non si potrà più discutere. Già non si può più discutere. Prima di venire qua ho consultato alcuni sondaggi pubblici che dicono che la maggioranza dei cittadini italiani sono convinti che la priorità di cui un governo dovrebbe occuparsi è il cambiamento climatico, non la crisi economica, non le disuguaglianze sociali. E questo vale soprattutto in alcune regioni d'Italia. E se osservate bene c'è anche una ciclicità inquietante della storia. Come nel 1992, come ai tempi del discorso sulla nave Britannia, quando c'è da dare legittimità e ufficialità a qualcosa che è già stato deciso altrove, ti tirano fuori dal cilindro Mario Draghi, che ci presenta tutto come una sorta di scoperta personale, frutto di un ingegno brillante tra le folle che applaudono. È un teatro. Quindi dobbiamo domandarci a cosa serve la transizione verde e soprattutto perché dico che è stata decisa altrove. Sul numero della rivista Foreign Affairs di questo settembre c'è un articolo scritto da un tizio che è stato consigliere della Casa Bianca per le politiche economiche globali dal 2022 al 2023, che indica sostanzialmente come la transizione verde, ovviamente guidata dalle aziende e dalle tecnologie americane, potrebbe diventare un mezzo per rinsaldare la leadership, scrive lui, la supremazia, dico io, degli Stati Uniti sui propri alleati. Tanto che l'autore suggerisce una sorta di nuovo piano Marshall per realizzare questo obiettivo e si raccomanda di realizzarlo soprattutto come contrappeso strategico alla via della seta cinese. A questo serve la transizione verde, per operare una separazione tecnologica netta col blocco asiatico. In un articolo sulla rivista Divisione l'avevo detto a febbraio scorso. Voi domanderete perché tutto questo dovrebbe interessarci, com'è che questa cosa dovrebbe interessare l'uomo della strada? Innanzitutto capire la pervasività di questo piano, per capirla, pensate a quanto delle nostre vite dipende dal digitale. E non parlo necessariamente di comunicazioni, di sistemi dei pagamenti. Oggi come oggi, anche un impianto di produzione del pollame, anche un impianto di irrigazione, hanno parti del processo che dipendono da software industriali. Quindi andare a sostituire in maniera massiva, capillare, tutte le tecnologie di produzione, come si sta facendo col PNRR, e quando il tuo fornitore di tecnologia è uno solo, vuol dire che ti stai vincolando mani e piedi a quel fornitore. Vuol dire di fatto rendere un'intera economia dipendente da quel fornitore. Il secondo punto, ancora una volta, è che il sistema è concepito per essere estremamente classista. Il classismo insito nel green lo abbiamo denunciato milioni di volte, abbiamo detto alla fine i ricchi andranno a sciare sulle piste da sci, sulle piste di neve artificiali ma sostenibili perché alimentate con i pannelli fotovoltaici, e per i poveri sarà un problema prendere la macchina. Ma esiste anche un problema di discriminazione e quindi di classismo industriale. In questo momento si stanno dando milioni e milioni di finanziamenti per il green, mentre Acciaierie di Terni chiude i forni per costi delle energie insostenibili. Si faranno morire scientemente interi settori industriali. In altre parole, la distruzione programmata di un intero sistema economico, del nostro sistema economico, non ha solo la funzione di renderci dipendenti dal fornitore di tecnologia, ma sta anche creando un mondo distopico in cui il dogma verde
prescinde da qualsiasi considerazione economica, di benessere sociale e perfino dall'ecologia stessa. Basta vedere quello che sta succedendo in Sardegna con le paleoliche o in tante altre regioni italiane in cui si vanno a distruggere delle coltivazioni locali per impiantare parchi eolici e fotovoltaici. Ancora una volta, purtroppo, questo progetto distopico è anticipato dalle parole di Mario Draghi, che in un recente articolo per The Economist ha scritto: «L'UE ha raggiunto un punto in cui, senza un'azione decisiva, dovrà operare un compromesso tra prosperità, ambiente e libertà. Le variabili in gioco ce le dicono, sono molto chiare. Quindi direi che è tempo di lavorare per portare queste contraddizioni agli occhi di tutti e far sì che l'economia torni a essere al centro del processo politico di decisioni democratiche assunte nell'interesse dei popoli. Grazie». Grazie Chiara Nalli anche per averci fatto capire in modo così semplice e lineare, aver parlato di temi così complessi in modo comprensibile a tutti quanti noi. Grazie Chiara. E andiamo avanti con l'ambasciatore Bruno Scapini, responsabile dei rapporti diplomatici per DSP. Grazie ambasciatore. Grazie a voi, un saluto a questa bellissima platea. Certo, parlare dopo altri interventi si rischia di non avere argomenti. In effetti molti degli argomenti sono stati trattati già dai miei predecessori, ma c'è sempre uno spazio di novità e spero di introdurlo proprio a voi in questa occasione. Allora, la questione è che il corso politico nel mondo che abbiamo vissuto prima delle elezioni europee è un corso che abbiamo visto tendente alla destabilizzazione dei paesi europei, ma del mondo intero. Una destabilizzazione che noi abbiamo potuto constatare attraverso tutta una serie di crisi e di emergenze che ci sono state imposte. Era intuibile poi che la situazione internazionale diventasse ancora più tesa nel mondo proprio in prossimità del 5 novembre, la fatidica data delle elezioni americane. E questo ha portato nei recenti mesi ad una radicalizzazione delle tensioni, ad un acutizzarsi della instabilità e anche delle minacce economiche e belliche. Questo era intuibile, perché ovviamente il cambiamento di inquilino alla Casa Bianca il 5 novembre potrà determinare un nuovo corso politico mondiale. E proprio in previsione di questo eventuale, possibile e anche credibile cambiamento, la cupola oligarchica, quella che ci detta le leggi da dietro le quinte, in particolare ha voluto enfatizzare queste tensioni e le vediamo attraverso delle prove concrete. Quali? L'escalation della guerra in Ucraina. Lo vediamo benissimo. L'ultima decisione di Putin di cambiare la dottrina nucleare è dovuta proprio al rischio minacciato dall'Occidente e anche in particolare dalla NATO di incrementare la guerra, di portarla ad un alto, più alto livello di tensione attraverso la possibilità offerta agli ucraini di bombardare il territorio interno della Federazione Russa con missili di lunga gittata. Ma lo vediamo anche in Medio Oriente, con questo vergognoso upgrading della violenza israeliana nei confronti del popolo palestinese. Ma un terzo aspetto critico è quello del cambiamento che non c'è stato a Bruxelles. In effetti, prima delle elezioni europee avevamo grandi speranze, soprattutto poi noi di Democrazia Sovrana Popolare.
Speravamo in un cambiamento della leadership. Non volevamo una Ursula von der Leyen di nuovo alla presidenza della Commissione europea, perché si sapeva già, e io questo l'ho detto nella mia modesta campagna, ho detto chiaramente che il mantenimento dell'attuale leadership europea ci avrebbe portato senza meno al peggio. E infatti ecco che le mie purtroppo previsioni che la leadership fosse nelle mani della stessa persona di prima si sono appunto avverate. Bene, il riconoscimento della leadership di Ursula von der Leyen significherà per l'Europa una ulteriore perdita di sovranità da parte degli Stati, perché la nuova Commissione a guida Ursula vorrà senza meno portare una trasformazione all'Unione Europea, non soltanto puntando sull'allargamento ad altri 10, facendo accedere altri 10 paesi dell'Est nell'Unione, ma questo sarà il pretesto per ristrutturare addirittura i trattati dell'Unione Europea. Ristrutturare i trattati significa per Ursula von der Leyen ancora una volta centralizzare il potere a Bruxelles, ed è questo che noi non vogliamo. Perché la previsione concreta è che questa riforma di cui si parla a Bruxelles tenderà prima di tutto ad eliminare l'unanimità a livello decisionale del Consiglio europeo. Questo significa che ci sarà una semplice maggioranza, anche qualificata, ma questo significa che paesi che non sono d'accordo dovranno accettare il diktat della Commissione. Ma questo è anche, direi, più marginale rispetto alla gravità di un ulteriore deferimento di competenze ben prevedibile in questa politica dell'attuale Commissione di Bruxelles, il pericolo di un accentramento di poteri a scapito degli Stati nazionali, degli Stati membri. E questo significa per l'Europa e per noi che si perderà quella che noi vogliamo essere la democrazia del cittadino europeo. Perché questo ovviamente porterà ad un trasferimento ulteriore di competenze dai nostri parlamenti nazionali, che sono legittimamente e democraticamente eletti, alla Commissione, che è un organo non democratico, perché sapete bene che il Parlamento europeo non ha una vera funzione legislativa. L'articolo 17 del trattato sull'Unione Europea, infatti, recita espressamente, e questo bisogna saperlo chiaramente, recita che non c'è nessun atto, nessuna iniziativa legislativa a livello europeo se non viene promossa dalla Commissione Europea. E questa non è democrazia. Quindi ecco perché noi ci rifiutiamo di accettare un'Europa in questi termini. Ma la cosa più inquietante, e lo vorrei citare in questa sede perché si sappia, è il discorso che ha fatto il nostro presidente Mattarella il giorno del 2 giugno in occasione della festa nazionale, quando di fronte al corpo diplomatico accreditato ha dichiarato che le prossime elezioni europee, che si sono svolte il 9, avrebbero consacrato la sovranità dell'Unione Europea. È inaccettabile una posizione del genere da parte di un Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere il custode, il protettore della sovranità nazionale degli Stati. Bene, perse le speranze ormai con l'attuale leadership di Ursula von der Leyen, che è stata confermata, noi
non possiamo più contare su un cambiamento a livello europeo. Per 5 anni ci dobbiamo tenere Ursula von der Leyen. E questo significa che andrà avanti il processo di militarizzazione dell'Europa, andrà avanti il processo di depauperamento delle competenze da parte dei singoli stati e soprattutto c'è il rischio veramente di una deriva autocratica dell'Unione Europea. Perse queste speranze, cosa ci rimane? Ci rimane la prospettiva elettorale nazionale. Dobbiamo a questo punto lavorare all'interno del nostro paese per poter giungere ad una piattaforma programmatica che sia in grado di dare quell'impulso alla crescita nazionale che a sua volta sarà capace di dare più voce all'Italia nelle sedi internazionali e nella stessa Europa. Ma questo significa che bisogna vincere le elezioni. Ebbene, incominciamo dall'Umbria, incominciamo dalle prossime elezioni regionali. Sono queste occasioni propedeutiche a quello che dovrà essere poi il grande passo avanti di democrazia sovrana e popolare nelle elezioni politiche nazionali, perché soltanto attraverso la vittoria e quindi una presenza in Parlamento si potrà incidere sul corso politico nazionale e questo nostro corso dovrà incidere su quello europeo e nella politica estera. Ma vediamo come fare per redigere una piattaforma programmatica. Innanzitutto deve essere questa piattaforma programmatica credibile, plausibile, ma deve essere soprattutto capace di attrarre i consensi in maniera trasversale del popolo italiano. E questo è una delle prerogative proprio di democrazia sovrana popolare, cioè quello di non appartenere né a una destra né a una sinistra, ma di guardare dritto al centro dei problemi. Perché soltanto quando un problema viene riconosciuto dalla maggioranza di un paese, quel problema è reale e va affrontato. Ed è questo il compito di democrazia sovrana popolare. L'Italia deve quindi impegnarsi in questa crescita nazionale affinché attraverso il superamento, la rimozione delle vulnerabilità di cui soffre ormai da tempo, perché l'Italia è una crisi ormai strutturale dal 2008, ma anche da prima, se vogliamo, come la mia predecessore ha sottolineato prima, fin dal tempo addirittura del divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro e la famosa lettera di Trichet-Draghi del 2011, quando ha dato il via alle privatizzazioni, pericolosissima manovra a scapito della sovranità nazionale. Ebbene, io vedo per questa piattaforma programmatica due direttive fondamentali. La prima è impegnarsi in un percorso riformistico, ma radicato organicamente sul territorio affinché si possano eliminare e rimuovere le vulnerabilità, quelle che pesano non soltanto su alcune regioni dell'Italia ma su tutta l'Italia nel suo complesso, e intendo riferirmi alla lotta alla corruzione. Per esempio, sapete che la corruzione in Italia costa 230 miliardi circa all'anno in termini economici? Bene, questo è un grave handicap per l'Italia. Come anche la mala giustizia, questa va anche affrontata. E questo deve essere uno degli elementi programmatici di democrazia sovrana popolare. La giustizia costa dai 30 ai 40 milioni di euro l'anno solo in termini di risarcimento per danni a vittime della giustizia. Bene, non è questa l'Italia che io immaginavo e che voi volete. L'altra direttiva fondamentale è quindi quella di dare un impulso alla crescita nazionale.
Ma per questo bisogna rimuovere l'ipoteca più grave, quella che ci assilla addirittura dall'unità d'Italia, dal 1861. Chi non ricorda la questione meridionale? Questo è il grave problema dell'Italia. L'arretratezza del Sud è come una palla di piombo alla crescita del nostro paese. Perché fino adesso la Cassa del Mezzogiorno si è risolta soltanto in una struttura clientelare e nulla più. Ma non c'è stata mai una politica seria, coesa, finalizzata e coerente con gli obiettivi nazionali per nutrire e alimentare lo sviluppo dell'Italia del Sud. Questo perché lo dico? Lo dico perché l'Italia meridionale deve essere parte integrante dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale, ma non dobbiamo commettere l'errore di identificarla come una regione a sé, isolata nelle sue asimmetrie con il centro-nord, perché questo andrebbe a svantaggio di tutte le regioni, quindi di tutto il complesso strutturale ed economico del paese. L'Italia del Sud è la candidata naturale ad essere il raccordo tra l'Europa continentale, il Nord Africa, il Medio Oriente e l'Asia. E questa è la prerogativa fondamentale su cui noi dobbiamo puntare per poter dare un'opportunità all'Italia meridionale di crescere. Oggi noi vediamo nel Sud Italia la desertificazione industriale, vediamo un alto tasso di emigrazione giovanile, vediamo la precarietà lavorativa con povertà materiale e anche intellettuale, vediamo la criminalità organizzata ed è quella un'altra palla di piombo allo sviluppo del nostro paese. Se noi invece consideriamo il Sud Italia in vista di creare un secondo motore economico del paese, ma non sul modello del nord, perché ogni regione ha le sue specificità, ogni regione ha le sue caratteristiche, quindi bisogna valorizzare queste priorità territoriali dell'Italia meridionale. Io non sono del meridione, io sono nato a Roma e sono di origine veneta, immaginate. Ma ho capito ormai che se vogliamo dare un impulso allo sviluppo del nostro paese in senso complessivo, liberando le singole regioni dalle condizionalità che derivano da un meridione ancora arretrato, noi non potremo mai uscire da questa crisi della questione meridionale. Allora dobbiamo concentrarci sul rendere il Sud Italia, in accordo con le regioni del centro e del nord, il punto nevralgico dei traffici marittimi, dei collegamenti tra il Sud Europa, il Mediterraneo e il resto dell'Africa del Nord, del Medio Oriente e dell'Asia. E questo lo possiamo realizzare se valorizziamo, come va fatto per ogni regione, le caratteristiche principali, quelle agroalimentari, agroindustriali, le energie rinnovabili, la governance delle acque per il Sud, questo è anche importantissimo, e soprattutto sfruttare il patrimonio paesaggistico, culturale. Bene, concludo. Se noi veramente diamo impulso, diamo un abbrivio ad una politica di sviluppo del Sud in integrazione, in complementarietà col centro-nord, noi potremmo riequilibrare l'assetto economico dell'Italia e garantire la sua ascesa affinché possa avere voce in capitolo in politica estera e anche nella stessa Europa. Grazie. Grazie, grazie ambasciatore Scapini, grazie mille.
E vorrei dire una cosa a tutti i candidati dell'Umbria, che alla fine si farà una foto, alla fine di questo bellissimo evento farete una foto insieme a Marco Rizzo, per cui preparatevi tutti, fatevi belli, insomma, sistematevi, faremo la foto. Allora, andiamo avanti col prossimo intervento. Lo conoscete sicuramente tutti, ma è sempre un piacere presentare Enzo Pennetta, saggista, docente, presidente del comitato Ripudia la guerra e candidato alle elezioni in Umbria. Grazie. Allora, io guardando questa assemblea mi viene in mente che siamo nati quest'anno, perché mi ricorda quella fondativa, e la prima cosa che voglio ricordarci è che non è un altro partito, no? Qualcuno vuole dire, ma è un altro partito, no, è proprio una cosa diversa questa, perché i partiti che sono, cioè tutti i partiti che conosciamo, sono in realtà, come è stato detto, espressione di un unico modello, di un'unica teoria politica, per cui non possono fare altro che fare diverse voci nello stesso coro. Per cui, come è stato giustamente detto, la Schlein farebbe solamente un minuto prima quello che farebbe la Meloni, no? D'accordo? Quindi noi non facciamo parte di quelle cose lì, noi siamo un'altra cosa. Quindi questa è la premessa di partenza. Quindi in che contesto ci muoviamo? Ecco, devo fare necessariamente anche una parte un po' generale per capire. Noi ci muoviamo all'interno di una società che ha un governo sottratto alle democrazie, è stato ripetuto anche adesso dall'ambasciatore Scapini. Noi ad esempio abbiamo avuto la settimana scorsa da parte dell'ONU l'approvazione del patto per il futuro. Bene, sono la governance globale. Attenzione, questa parola è pericolosissima. Governance significa dare delle linee guida che i governi devono attuare. È un po' quello che succede con Bruxelles e Roma. Va bene, tu non decidi più niente, devi solamente attuare delle indicazioni dall'esterno. Ecco, c'è questo sistema che si basa sulla governance, c'è cioè una burocratizzazione degli stati che diventano solamente esecutori, e questo sistema è rappresentato da due entità sempre riconoscibili. Da una parte l'ONU, che ho appena nominato, che è il braccio, diciamo così, esecutivo del discorso. Poi parleremo anche dell'Agenda 2030 che l'ONU, guarda caso, promuove, che riporta poi le strategie e le idee che nascono nel World Economic Forum. Bene, quelle due cose sono molto collegate. Ecco, noi ci poniamo in contrapposizione a questo sistema qui, ed è una cosa che sta succedendo, abbiamo visto interessante, anche nel resto di Europa. Noi siamo l'inizio del mondo multipolare. Ecco, e questo fa sì che noi siamo già vincenti, noi siamo già quello che verrà, perché il mondo multipolare si affermerà, che loro lo vogliano o no. E non a caso nel patto per il futuro si parla di multilateralismo, che è quella parola per sviare, cioè significa appunto diverse voci nello stesso coro, no? Sono diversi lati di uno stesso poligono, la stessa cosa. Multipolare vuol dire che invece si hanno modelli diversi che coesistono insieme e collaborano insieme, e siamo contenti di portare ognuno la propria differenza, che è ricchezza. Benissimo, quindi capiamo che dobbiamo fare un discorso che è fondamentalmente anche culturale, anzi è profondamente culturale. Io credo abbiamo veramente nostra quella, la massima di Gramsci, no? Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. In questo noi siamo diversi dagli altri, d'accordo? Noi non possiamo andare avanti per slogan come fanno gli altri. Guarda, io pure ho fatto la campagna elettorale per le europee, sono stato in un paio di incontri, no? L'esperienza che ha avuto Marco Rizzo adesso per le regionali qui era identica, cioè vedevi i rappresentanti di altri partiti che andano avanti per slogan, per frasi fatti, per banalità assurde. Bene, noi saremo diversi in questo, e quindi su questo qua veniamo
ad alcuni aspetti concreti che portiamo avanti. Per cui se ne parlava da tempo, abbiamo deciso intanto innanzitutto di fare dei dipartimenti. Dipartimenti che si occupano di argomenti specifici, che insomma, vanno dall'agricoltura all'ambiente, alla cultura, alla scuola, la comunicazione, il dipartimento legale, perché appunto dobbiamo avere uno studio sugli argomenti importanti e quindi il nostro programma sarà sempre un programma frutto di studio. Vedete, non riceviamo le veline dall'estero su quello che va detto, per cui tanto la Schlein che la Meloni dicono la stessa cosa. Beh, già ci distinguiamo per questo. Quindi, ecco, vi annuncio, abbiamo appena organizzato appunto i vari dipartimenti, stanno partendo adesso e saranno in qualche modo anche a servizio dei singoli territori per una consulenza sugli argomenti di loro pertinenza. Altra cosa importante che sono contento di annunciare oggi, se ne è parlato tanto in tanti posti dove sono andato, la scuola di formazione politica. Signori, parte la scuola di formazione politica. E che dobbiamo fare? Anche in questo siamo diversi. Io vi dico, prima di incontrare tutti voi, qualche anno fa ero riuscito ad avere qualche contatto presso qualche partito all'epoca di governo, al tempo del governo giallo-verde, e proponendogli, guardate, fate della cultura, dell'informazione su certi argomenti di base che riguardano come siamo finiti, com'è che l'Italia in questa condizione, cosa c'è successo veramente, insomma queste cose che possiamo immaginare. Bene, lì ho scoperto che non gliene fregava niente a nessuno. Bene, quindi dico, vabbè, ho capito questa cosa. La loro scuola di formazione politica è una roba burocratica. Cioè, semplicemente una scuola amministrativa, rappresenta un po' come la scuola oggi, no? Come vorrebbero, che tu vai a scuola non per fare cultura, ma per avviarti a una professione. La scuola delle competenze, la scuola tecnica, le loro scuole politiche sono quelle. Benissimo, noi saremo molto diversi anche in questo. Partiamo il 20 ottobre, una domenica mattina. Ho pensato il momento in cui, insomma, possibilmente meno dovranno lavorare, insomma, vi facciamo svegliare con calma, tranquilli, non la facciamo alle 8 del mattino, così. E ovviamente si dovrà fare necessariamente in un posto, e sarà più comodo per noi organizzarla a Roma, ma pensiamo a un collegamento in diretta con chiunque vuole dei nostri. Dovremmo studiare un collegamento con accesso però riservato, non per niente. Intanto ci parliamo fra di noi, poi ci rivolgeremo urbi et orbi in un secondo momento, no? Intanto è una cosa per noi, e quindi verranno date tutte le indicazioni per fare questo collegamento, poi resteranno le cose registrate ovviamente per un secondo momento. D'accordo? E sarà appunto una scuola che analizzerà le grandi questioni dall'inizio, poi arriveremo anche un giorno a discutere sì, come si amministra questi aspetti qua, ma saremo diversi appunto perché l'intelligenza di cui parlava Gramsci significa proprio saper leggere la realtà. Quindi iniziamo con il leggere la realtà e questa intelligenza sarà azione politica successivamente, altrimenti si rimane una massa disorganizzata e confusa. Ecco, quindi questo è il nostro obiettivo. E il contrasto a questo leviatano, per usare il termine di Hobbes, che ONU, World Economic Forum, quindi questa struttura sovranazionale, cioè neanche i nostri nemici, non sono gli americani o gli inglesi, sono dei poveracci, lo diceva anche Sankara, citato stamattina, no? Cioè, guarda che i popoli europei non sono i nostri nemici, sono vittime come noi. Quindi noi dobbiamo andare a colpire questo apparato gigantesco con i mezzi che abbiamo, però qualcosa ce l'abbiamo. Ad esempio l'Agenda 2030, che come insomma, saprete, se non ce lo diciamo adesso, è un programma dell'ONU in 17 punti che sotto motivazioni tutte quante molto belle, si capisce, perché chiaramente la lotta alla fame del mondo, per la salute, per l'ambiente,
chiaramente fa passare tutte quante politiche che saranno disastrose. È stata prima nominata appunto la transizione green, che altro non sarà che un impoverimento disastroso della maggior parte dell'umanità a vantaggio di una piccola parte. E riguardo anche a quello che ha detto l'ambasciatore Scapini prima, anzi, il discorso del sud, guardate che quello che è stato fatto al sud Italia è il programma di fare al sud d'Europa. Cioè, altro che risollevare il sud d'Italia. Se noi non fermiamo questa gente qua, l'Italia diventerà il sud d'Europa e saremo la questione meridionale d'Europa, anzi già lo stanno facendo diventare. Questa cosa dobbiamo fermarla. E allora, sfruttiamo i mezzi che abbiamo. Un'elezione regionale in Umbria, ad esempio, diciamo, cosa puoi fare? Io che noi dobbiamo imparare intanto a usare le zone grigie, no, che non sono codificate, per mettere delle piccole zeppe nel meccanismo, e soprattutto proporre magari in un modello che può essere limitato comunque delle iniziative. Ad esempio, se io come insomma secondo candidatura dovessi occuparmi della scuola, io proporrei una cosa: benissimo, io non voglio che non si parli dell'agenda 2030, voglio che se ne parli e come nelle scuole, però attenzione, in un altro modo. Io voglio che su ciascuno di quegli argomenti non venga qualcuno a fare indottrinamento. Allora voglio che ci sia una voce e la voce critica, e allora ci divertiamo un pochettino. D'accordo? Perché questo è il nostro modo per portare questi argomenti che altrimenti di cui non si parlerebbe, per parlarne. E ce lo offrono loro, ci offrono un cavallo di Troia fantastico, grazie al ministro che ha messo, secondo me, l'obbligo dell'agenda 2030 a scuola, perché almeno andiamo a scuola e possiamo parlare di queste cose. Potrò parlare dello sfruttamento del terzo mondo, perché loro propongono di risolvere la fame del mondo senza mai nominare il neocolonialismo. Non nominano il franco CFA, non nominano il debito con la Banca Mondiale. E allora di che si tratta? Ci vogliono 2 secondi, pure cominciamo stamattina a Marco Rizzo. In realtà, se fai un confronto con questa gente, in 2 secondi già sono finiti. Loro non vogliono il confronto, benissimo. Può fare un assessore alla scuola in una regione, può fare una rivoluzione. Perché può già da questa cosa qui portare un casino che non finisce più. Ecco. Quindi noi proveremo a farlo comunque. Abbiamo costituito con Caproni un gruppo di insegnanti che comunque proverà a fare questa cosa, a portare nelle scuole questa discussione. Questo per quanto riguarda appunto mettere dei blocchi nell'ingranaggio. L'altro aspetto che allora questa globalizzazione, che è una, diciamo, chiaramente una specie di stato o governo unico mondiale, no? Che viene avanti in questo modo qui, quindi si basa su questa agenda che è l'applicazione, e poi c'è l'aspetto ancora più drammatico, si vede come globale in tutti i sensi, cioè la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente sono comunque frutto di questo stesso sistema che non riconosce alcun limite, per cui deve comprendere l'intero mondo. Quindi sono 2 facce dello stesso sistema che agisce, una in maniera subculturale che fa malissimo lo stesso, e l'altra in maniera molto più cruenta. E qui veniamo quindi anche all'iniziativa che è stata detta stamattina, come comitato referendario della guerra faremo questa manifestazione, sapendo quanto è difficile andare a avere spazio in questo argomento. L'esperienza del referendum, scusate, prendo forse un po' più di tempo, ma sto parlando come 3 persone, cioè referendum, scuola, l'esperienza del referendum ci ha insegnato una cosa, che nessuno voleva la pace, perché nessuno ci ha dato una mano. Vanno a fare le marce ad Assisi, va bene? Quelli che non hanno messo i banchetti per le firme, ma che credibilità hanno questi? È facile, no, raccogliere un certo consenso con la bandiera della pace, ma noi li conosciamo quelli che veramente si sono dati da fare e quelli che invece sfruttano la cosa, per non fare nomi, Santoro in primis, d'accordo?
che all'invito di sostenere il referendum non ha mai risposto. E poi si lamenta che uno dice che è un opportunista, che non gli frega niente della pace. Va bene? Ecco, allora, purtroppo abbiamo da una parte, diciamo, tutti i partiti, perché nessuno, né 5 Stelle ci ha dovuto mandare a raccogliere firme, nessuno, cioè, tutti sono stati presente a favore delle armi all'Ucraina, quindi abbiamo l'intero apparato contro, non abbiamo avuto un minuto di trasmissione televisiva, uno, anche per dirci che eravamo dei cretini magari, di così mi invitate, mi insultatemi, ma almeno se ne parla, no? Zero, quindi lo sappiamo, ma abbiamo anche dalla parte, diciamo, della, così, l'area del dissenso, non è che tutto rose e fiori, purtroppo, cioè, quella è la cartina tornasole, la verifica. Ragazzi, chi ha dato una mano alle firme va bene, chi non l'ha data, niente, non vado a associarmi a quello, no? D'accordo, quindi faremo questa iniziativa e faremo tutto il possibile. Perché? Perché non vogliamo, allora, dal punto di vista culturale, che i nostri studenti vengano indottrinati, perché a scuola non si fa più cultura. Poi magari un giorno parleremo della scuola, anzi, settimana prossima ci vediamo qua, sempre il 6, domenica, a parlare di scuola proprio. A scuola non si fa più cultura, e Gramsci insisteva sulla cultura, no? Perché ti serve. E quindi combatteremo per evitare l'indottrinamento, questi bambini, quando fanno gli esperimenti sui bambini, adesso per il genere, è tutta roba che poi passa attraverso la scuola. Quindi dobbiamo lottare, e possiamo farlo con questi mezzi sul versante della scuola, e poi dobbiamo evitare che, appunto, che il nostro paese diventi il sud del mondo, perché se no quelle città, stazione Termini o stazione centrale di Milano, saranno una realtà. Io non voglio per i nostri figli un'Italia trasformata in stazione ferroviaria, e anche perché voglio bene ai giovani, voglio bene a Nicolas, non voglio che vada in guerra, quindi dobbiamo impegnarci per evitargli, e anche a tutti gli altri giovani, dissimamente. E ricordandoci una cosa, allora concludo dicendo che lo slogan per l'Umbria riporta al cuore. L'Umbria è uno dei cuori dell'Italia, ma anche geograficamente è un po' proprio il cuore dell'Italia. Allora, noi Italia ce l'hanno fatto dimenticare, ci hanno fatto vedere il contrario, però siamo il cuore del mondo. E ci hanno fatto credere che eravamo l'Italietta. Prima cosa, incominciamo a riappropriarci di questa consapevolezza, perché i grandi movimenti storici, culturali, sarà una questione di genus loci, come dicevano i latini, sono nati tutti qui. Dalla Roma classica al grande Medioevo, che l'Umbria è bellissima, no? Tutti a parlare male del Medioevo, giri per Perugia, dici ma quando era così brutto questo Medioevo? Ma non mi sembra, no? Al Rinascimento, nasce tutto qui. Io dico una sola cosa è nata in Inghilterra, il liberismo. Porca miseria. E qui noi ci troviamo adesso con un compito storico, ormai millenario, di proporre un nuovo modello, una nuova teoria politica che soppianti questo liberismo che proclama di essere senza alternative con la Thatcher, there is no alternative, e noi siamo qui a proporre questo nuovo modello. Il mondo multipolare nasce qui, nasce con la riappropriazione, ad esempio, della nostra consapevolezza che l'Italia è l'Italia, diversa da altre cose, che sono bellissime ma diverse. Ora, il tempo non è molto, per cui, appunto, se c'è la guerra atomica, ci salutiamo qua. Il tempo per impedire l'impoverimento è poco, per cui il tempo per agire è adesso, e l'unico partito per agire è questo, Democrazia Sovrana Popolare. Grazie. Grazie Enzo Pennetta. Anzi, io ne approfitto, visto che Enzo ha parlato dei corsi di formazione, se ci fosse qualcuno che viene da Roma e che è interessato a venire in presenza,
magari può dare fuori il suo nominativo, così cominciamo a vedere quante persone sono interessate a fare questo corso e ci regoliamo. Vi faremo sapere prima possibile il luogo, l'ora con più esattezza. Grazie, andiamo avanti con Giovanni Di Claudio. Dove sei Giovanni? Ti vedo, da eccolo che arriva, coordinatore del Dipartimento Salute e Sanità di DSP. Grazie. E candidato naturalmente per l'Umbria. Buonasera. Credo che sia giunto il momento di dire la verità. No, non vi voglio parlare di idee, di lezioni, vi parlerò di numeri, numeri evidentemente poco conosciuti. Essendo coordinatore del Dipartimento Sanità, non posso far altro che affrontare di petto il problema sanitario. E il problema sanitario dell'Umbria, ma anche quello di tutti noi italiani, è stato pesantemente condizionato da quello che è accaduto dal 2020 alla data odierna. Se voi sentite parlare delle autorità di questo tema, sgattaiolano, si tengono tutti prudentemente alla larga, evitano, perché c'è un pericolo. Bene, cari signori, adesso parliamo di quello che è accaduto. Vi ricordo, voi lo sapete, ma io ve lo ricordo, per inquadrare il problema con delle date. Il 31 gennaio del 2020 il Presidente del Consiglio dichiara lo stato di emergenza, ce lo ricordiamo tutti quanti. Il 21 febbraio, sempre del 2020, c'è il primo caso diagnosticato a un paese che si chiama Codogno del primo SARS-CoV-2 nel territorio italiano. L'11 marzo del 2020 avviene puntualmente la dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS, che in realtà, ormai lo sappiamo, è una semplice sindemia, cioè un'epidemia che va a colpire persone di alta, diciamo, età con diverse comorbidità, quindi totalmente non pericolosa né per i bambini né per i giovani né le persone come me, che fortunatamente mi sono tenuto alla larga. Il 27 dicembre attaccano in tutta Europa con le campagne di inoculazione di massa a tutti. Passano 26 mesi e il 31 marzo del 2022 il Consiglio dei Ministri in Italia dichiara, dispone la fine di questa storia. E puntualmente il 5 maggio, giorno del mio compleanno del 2022, l'OMS dichiara la fine. Cosa rimane di questi mesi? Una filastrocca. Questa filastrocca è pubblicata su tutti i siti di tutte le agenzie, di tutte le USL, di tutti gli ospedali del nostro paese. E sostanzialmente la filastrocca dice: grazie alle vaccinazioni sono state salvate in Europa circa 1 milione di persone, 1 milione di vite. Il virus rimarrà con noi, ma abbiamo gli strumenti per gestirlo, come facciamo con l'influenza. Ma che cosa è accaduto? Allora, stringiamo il campo. Che cosa è accaduto in Umbria? Perché qui stiamo parlando dell'Umbria. In Umbria, che cosa è accaduto? Mi sono andato a documentare e a tirare fuori i numeri, non sulla base di mie idee personali, sulla base dei repository, delle piattaforme
di afferenza dei dati giornalieri riguardanti le siringhe che sono state, diciamo, prodotte dal commissario per l'emergenza Covid e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attenzione a questi numeri, vi invito alla massima attenzione. Queste banche dati sono state modificate, a mia conoscenza, 504 volte. Dosi somministrate in Umbria negli ultimi 4 anni, sino ad agosto 2024, perché questi sono i dati che noi abbiamo, sino ad agosto 2024. Sappiamo che la popolazione dell'Umbria, che è di 850.378 persone, in particolare 413.000 maschi e 440.000 femmine, le dosi sono state 2.211.086. Nel 2020 440, nel 2021 1.667.870, nel 2022 467.000, nel 2023 70.182, nel 2024 4.786. Pro capite, a persona, quanta roba ti è toccata? Le dosi pro capite di media sono state 2,58795 dosi a cranio. Nel 2020 0,0051 dosi. Nel 2021 2,14 dosi a cranio. Nel 2022 0,56 dosi a cranio. Nel 2023 0,08 dosi a cranio e nel 2024 0,0055. Adesione. Che cos'è l'adesione? È uno degli indicatori che ci dice se una strategia sanitaria è efficace o meno. Noi sappiamo che negli screening c'è il livello di adesione, ci sono dei livelli accettabili, dei livelli desiderabili, ma un livello di decenza affinché la campagna sanitaria funzioni. Qual è il livello di adesione in questi 4 anni? Cioè, in Umbria la gente in realtà, al di là di quello che ci raccontano, ma quanto ha aderito a questa campagna? E il dato confortevole, sottaciuto da tutti, è il seguente. Nel 2020 il dato chiaramente non può essere significativo. Nel 2021 il 71,63%. Un dato molto alto. Nel 2022 il 56,63%. Nel 2023 l'8,21%. Nel 2024 lo 0,55%. Quindi, cari signori, il 99,45% dei cittadini umbri in realtà sarebbe Novax. Scusate, no, non sono Novax, sono persone che si sono fidate delle indicazioni politiche e mano a mano non è che hanno semplicemente visto su Facebook, su TikTok il Novax, no, hanno visto quello che gli è accaduto a loro, quello che gli è accaduto ai parenti e quello che è accaduto ai loro conoscenti. Quindi questa campagna, diciamo, che ha provocato questo tipo di trauma nel nostro paese, perché qui si parla di resilienza, come se la resilienza fosse il fatto di resistere. No, la parola resilienza deriva dall'ingegneria, è la capacità di un materiale di non deformarsi. Noi esseri umani, quando riceviamo un colpo, la vita ci cambia per sempre. E noi portiamo delle cicatrici che ci ricorderemo per tutta la vita, io in particolare. Quindi, politicamente il nostro bacino è un bacino enorme. Io sono estremamente fiducioso dell'esito di queste elezioni e sono convinto che avremo un enorme risultato, anche guardando quello che è accaduto a Marco Rizzo l'altro giorno in una televisione locale, confrontato con dei figuri che lasciamo perdere, insomma, si era proprio
su un altro pianeta. Quindi noi abbiamo degli indicatori chiari di sconfitta, perché la sconfitta si ha quando si usano le parole artificiose, e qui ne abbiamo sentite intorno a noi di ogni genere. Voglio essere un pochettino, diciamo, sintetico e andare verso le conclusioni, perché dovrei parlarvi della realtà sanitaria locale che conosco molto bene, sia per quello che riguarda la salute, cioè l'alta incidenza di leucemie, linfomi, lo studio Passi, soprattutto nella provincia di Terni, dove chiaramente c'è un impianto siderurgico importante, e soprattutto anche per quello che riguarda la sanità, cioè quindi gli ospedali, le AUSL, tutte le tematiche che ci sono, che sono delle tematiche scottanti. Tutti sanno del problema stadio clinica a Terni, no? Quel nostro bandecchione. Cioè, diciamo, ci sono dei problemi tra pubblico e privato che, insomma, in 5 minuti non posso sintetizzare. Sappiamo quello che è in ballo, perché ci sono circa 2 miliardi, e questa è la lotta che si sta facendo, che i partiti stanno facendo, i 2 miliardi della sanità, perché regione significa mettere le mani sulla sanità, su questi soldi qui. Quindi, in conclusione, ci sarebbe da fare un flash sul fascicolo sanitario elettronico, però purtroppo il tempo stringe, e anche lì ci sarebbero una serie di indicatori estremamente positivi, dati anche dall'assessore Coletto, al quale gli è sfuggito, diciamo, l'idea di avere un libretto di, come l'ha chiamato, libretto dei taglianti di tutti gli umbri, come se noi fossimo, diciamo, delle vecchie macchine scassate, serve questo libretto, con l'unico problema che praticamente tutta questa digitalizzazione nel fascicolo elettronico poi non sarà limitata alle nostre agenzie sanitarie, ma potrà essere data in tutta, tra virgolette, Europa. Noi sappiamo che avremmo per il prossimo anno l'85% circa di medici che saranno obbligati ad aderire a questo, come il 100% degli italiani che nel 2026 dovranno aderire a questa follia di digitalizzazione sfrenata. Vi invito, tra l'altro, per quello che riguarda la scuola, perché qui il problema chiaramente è molto importante, le politiche green che vogliono essere imposte. Immaginate una città come Terni, imporre una politica green significa provocare una distruzione dell'industria. Quindi, siccome l'industria di Terni, dell'acciaieria, ha un riverbero in tutta l'Umbria, significa praticamente portare, diciamo, alla distruzione economica il nostro paese. Tra l'altro, sabato prossimo ci sarà un assurdo, un evento, vogliamo chiamarlo evento, all'Istituto Tecnico Industriale di Terni, che è una fucina, era la fucina della classe operaia, dei ragazzi che venivano formati per fare, diciamo, gli operai. Beh, lì si verrà a parlare di transizione ecologica e autostoriche, cioè da mettersi veramente le mani dei capelli. Quindi, concludendo con una semplice battuta, per l'Umbria, gli umbri non hanno bisogno di essere amministrati. Se questo è il quadro, hanno bisogno di essere protetti, e democrazia sovrana e popolare proteggerà i cittadini umbri. Grazie. Grazie, grazie Giovanni Di Claudio, grazie mille. Allora, adesso andiamo avanti con gli interventi dei dirigenti di SP, che abbiamo diviso per aree questa volta. Purtroppo non riusciamo mai a sentirli tutti, allora abbiamo preso questa decisione, almeno sentiamo tutte le aree. Dunque, per il nord-est abbiamo Patrizia Caproni, coordinatrice regionale del Trentino. Un attimo, mi comunicano qualcosa? Allora, chiedo scusa, c'è stato un problema, per cui andiamo avanti con il nord-ovest. Il referente di DSP è Sebastiano Prato. C'è Sebastiano? Eccolo.
Si sente? Sì. Ciao a tutti, sono chiamato oggi a rappresentare il Nord-Ovest. Per chi non lo sapesse, io sono il presidente della sezione di Torino di DSP, denominata Fenice. La mia cadenza forse potrebbe tradire un accento della bassa Val di Susa, però in realtà viene da un'altra parte, ed è il motivo per cui, brevemente, perché non voglio prendere tempo ad altri, vi racconterò una storia. La storia di un bambino e del suo sogno, e poi capirete perché. E questa storia inizia con un bambino che da piccolo si trova per posta delle schede di macchine sportive. E le guarda, se ne innamora, e ne osserva le forme, e le vede come oggetti di culto, come oggetti da adorare e da, anche da avere, da vedere di persona. E questo bambino cresce, va a scuola, va al liceo, disegna le macchinine sul banco tra i risolini dei compagni di classe. Poi un bel giorno arriva l'orientamento universitario e trova l'Università della Vita, che sarebbe quello che sarebbe stato l'Istituto d'Arte Applicata e Design, in cui vede la possibilità di fare del suo sogno, del suo lavoro, della vita, quello di lavorare e disegnare le macchine, quindi un sogno per un bambino innamorato del mondo dell'auto. Questo ragazzo adolescente, quindi, grazie all'aiuto della famiglia, decide di abbandonare tutto a 19 anni e trasferirsi da un piccolo paesino della Sicilia nella città dell'auto, in quella che era, e dico era, e lo sottolineo, la città dell'auto, che sarebbe Torino, e si trasferisce lì fra mille sacrifici per riuscire a soddisfare il suo sogno da bambino di lavorare nel mondo dell'auto e con le macchine. E dopo tanti sacrifici, dopo un'università, dopo 10 anni di lavoro, quel ragazzo, quel giovane uomo oggi di 34 anni che è qui che vi parla, dopo aver lavorato per 10 anni nel mondo dell'auto, adesso è in cassa integrazione da 2 settimane. E perché vi dico questo? Perché questo chiaramente è il sintomo di una malattia che anche oggi Marco Rizzo ricordava, cioè quella famosa polmonite in Germania che diventa una malattia mortale in Italia, no? E se in Germania la polmonite è un'industria automobilistica che si sta andando, mai distruggendosi, venendo da un lato cannibalizzata un po' dall'America, che ci fa la guerra, letteralmente, una guerra economica con l'Inflation Reduction Act, in cui ci dice alle aziende europee: ma sentite, visto che dopo avervi chiaramente distrutto in Nord Stream, adesso pagate l'energia 4 volte tanto, non è che vi andrebbe di prendere le vostre industrie e portarle qui negli Stati Uniti, dove vi facciamo degli sconti sulle tasse, dove non dovete più preoccuparvi di tutti i vari problemi dell'Unione Europea? E dall'altro lato invece cosa abbiamo? Abbiamo una concorrenza più o meno leale della Cina, che ha tutti i mezzi, e i mezzi di produzione, ormai ha il know-how e soprattutto ha le materie prime che noi non abbiamo, per fare cosa? Per costruire quello che oggi ci viene venduto come il prossimo passo dell'umanità nel mondo del transportation, no? Cioè l'auto elettrica. Perché faccio questo discorso? Perché chiaramente il punto è questo. Io, che ho lavorato con la mia azienda che fa consulenza per vari marchi automobilistici ormai da 10 anni, quindi un buon minimo di esperienza, e sono stato anche dentro ciò che era FCA all'epoca, oggi è Stellantis, ho notato che non usciva un modello che sia uno senza che i vari azzeccagarbugli, i vari personaggi all'interno degli uffici amministrazione, finanziari, che fanno le ricerche di mercato e che vedono se un modello può vendere o no, dicesse: ok, questo ha lo 0,1% in più di guadagno rispetto alla spesa, lo facciamo uscire, non lo facciamo uscire. Io mi chiedo quindi, mettendo
per un momento da parte il fatto che ciò possa essere frutto di mera incompetenza, no? Io per questo intendo il buttarsi a capofitto verso un'industria automobilistica dell'elettrificazione totale e forzata, che è chiaramente fallimentare e che lo è agli occhi di un signor nessuno come me, che comunque ha masticato la materia per anni e che però facilmente poteva intuire il fatto di non essere a livello competitivo con ciò che arriva dalla Cina, o soprattutto con i livelli di tassazione, di costi energetici che dobbiamo affrontare oggi. E quindi mi chiedo come mai questi, con le calcolatrici sempre in mano, non abbiano saputo prevedere il fatto che il mondo dell'auto, l'industria automobilistica europea nel suo complesso, potesse oggi vivere la crisi enorme, profonda e mortale che sta vivendo oggi, di cui io vi parlo proprio di questa esperienza personale, per farvi capire che i nodi vengono al pettine, no? E che le scelte del macro arrivano al micro, arrivano a tutti, e che i costi energetici e che il Nord Stream e che le scelte politiche folli che vengono fatte a livello europeo poi arrivano anche nel lavoro di tutti. In questo caso io parlo dell'industria automobilistica perché oggi è stato trattato un po', sono stati trattati un po' tutti gli argomenti, quindi volevo portare il mio ambito di competenza. Quindi se, come dicevo prima, diamo per no, non lo do per scontato, ma facciamo finta che non sia frutto di mera incompetenza, allora cui prodest? Cioè chi potrebbe giovare dal fatto che 100 anni di vantaggio tecnologico di industria e di storia automobilistica europea e italiana, perché come ricordavo prima io mi sono trasferito e mi sono innamorato del mondo dell'auto e sono andato a Torino e ho studiato la storia dell'auto, ho studiato la storia del design con i grandi capolavori, ed è un mondo che affascina, ed è un mondo che quando ancora oggi guardate delle bellissime auto d'epoca in giro per strada e vi chiedete ma com'è che oggi fanno solo dei pachidermi da 2,5 tonnellate che non vuole vedere nessuno, no? E addirittura poi penso se oggi esistono ancora dei bambini come me che vedono delle macchine e se ne innamorano e abbiano poi quindi voglia, no, di intraprendere quella carriera. Quindi il problema è questo: chi può avere interesse a distruggere 100 anni di superiorità tecnologica europea o di industria automobilistica? Perché se ci pensate, qualche motivo, qualche modalità utile a qualcuno mi può venire in mente. Se pensiamo alla decarbonizzazione, no, forzata, in cui veniamo continuamente massaggiati intellettualmente dappertutto, possiamo pensare al fatto che indebolire, ridurre o anche quasi distruggere questo tipo di industria possa chiaramente portare a una riduzione della produzione di CO2 in campo europeo, e soprattutto questo potrebbe essere collegato al fatto di lasciare, visto che è già un mercato chiaramente fallimentare, in cui non abbiamo possibilità di competere con i prezzi delle auto cinesi, potrebbe tranquillamente portare al fatto di lasciare che la Cina resti o diventi la fabbrica del mondo, che era uno degli obiettivi globalisti più noti, cioè quello di lasciare alla Cina e all'Oriente il fatto di essere la fabbrica del mondo e noi, diciamo, restare buoni nella nostra decarbonizzazione, nel nostro mondo petaloso europeo, cercando di salvare il mondo con i tappi delle bottiglie attaccati. Quindi un altro punto però, e questo è quello che mi fa scendere un po' un brivido giù dalla schiena, è quello che magari una tentata, una possibile distruzione di un intero comparto industriale possa potenzialmente portare alla sua riqualificazione, alla sua, anche solo temporanea, però comunque una sua riqualificazione per andare verso qualcos'altro. E se c'è qualcuno che oggi è stato ricordato, che ci dice che nel 2029 la generazione Nicolas sarebbe o sarà chiamata ad andare in guerra, mi viene il dubbio, visto che siamo di fronte a una militarizzazione totale dell'Europa
già dalla Commissione europea che è stata scelta con il tridente d'attacco Callas, von der Leyen, Kos e compagnia bella, mi viene in mente il dubbio che magari qualcuno potrebbe anche avere interesse a diciamo ridurre un tipo di produzione per andare verso un altro tipo di produzione, una vera e propria economia di guerra. E chiudo dicendo questo: io a volte faccio lo sforzo enorme mentale di mettermi nei panni delle persone che prendono queste scelte, cioè che tirano le fila del mondo verso l'una o l'altra parte, verso piani oscuri o segreti, verso i patti per il futuro che hanno fatto questa settimana in quel degli Stati Uniti. Superato lo sforzo di mettersi nei panni di qualcuno che è chiaramente psicopatico o sociopatico e che chiaramente non deve vivere del proprio lavoro e quindi ha del tempo a disposizione, non deve lavorare per sopravvivere, quindi può portare avanti nel tempo degli obiettivi diversi. E mi viene in mente il fatto che se io fossi al loro posto, se io avessi degli obiettivi che sono il mero controllo, che sono anche solo amministrare un numero sempre crescente di popolazione, dal loro punto di vista magari farei lo stesso, se non è altro per un motivo principale: che non c'è una resistenza a quello che io sto provando a fare. Cioè, se io metto in piedi negli anni, con 1000 associazioni di 1000 tipi, con una pandemia intera, con una qualcosa di talmente forzato sulla popolazione, e non vedo una risposta uguale e contraria a quello che io sto provando a fare, io che sono il potere, che sono lo status quo e che quindi ho tutto l'interesse a mantenerlo, ma perché mai dovrei fermarmi? E quindi, se noi oggi non rappresentiamo questa forza uguale e contraria al potere, e se non lo facciamo noi, mi chiedo chi lo farà mai al posto nostro, visto che noi siamo qui e gli altri dove diavolo sono, no? Allora, questo è il motivo per cui oggi siamo qui, per cui c'è chi come me si è fatto le notti sui Flixbus, chi ne farà il ritorno e chi fa degli sforzi enormi per questo progetto politico così ambizioso. E il motivo è questo: è porre una forza uguale e contraria a ciò che il potere prova ad imporci. E quindi democrazia sovrana popolare è proprio questo. E in tutti gli ambiti che oggi sono stati discussi, che vanno appunto dalla geopolitica fino al comparto industriale, fino al mondo dell'auto, che io amo e apprezzo e che tenterò con tutte le mie forze di salvare nel mio piccolo, abbiamo un compito enorme, che è quello di salvare il nostro paese, che è quello di restarci, perché oggi non è scontato, che è quello quindi di organizzarci, perché come dicevo prima, se loro hanno un pregio almeno è quello di sapersi incontrare in tutti i club privati, dal Bohemian Grove che ho citato questa settimana nella pagina satirica di Dispettosi, in cui fanno degli incontri strani, fino a quelli più palesi, fino all'Atlantic Council, no? Molto, molto chic, molto, molto bello, in cui si ricevono premi per essere dei bravi cani da guardia del potere. Quindi il nostro compito da oggi, ma già da ieri, già da gennaio, e chi da prima è in questo partito, deve essere quello di contrastare queste politiche, di fare il nostro patto per il futuro, che deve contrastare l'Agenda 2030. Ebbene, il libro di Pennetta su questo, leggetelo, studiatelo come fosse una Bibbia. E il nostro patto per il futuro deve prevedere, non sarà una sorpresa, un paese sovrano e popolare, uno fra tanti in Europa, non l'unico, perché come i saluti dello SMER e di altri partiti in Europa, quello della Wagenknecht, anche lo stesso Alternative for Deutschland dimostrano, noi siamo come DSP un tassello fondamentale di rivalsa europea, che oggi in un hummus storico
più unico che raro che si sta manifestando oggi, abbiamo la possibilità, siamo sul filo di un rasoio in cui se cadiamo da un lato c'è l'olocausto nucleare, se cadiamo dall'altro potrebbe esserci un mondo multipolare che aprirà delle possibilità enormi di sviluppo per il nostro paese, magari ritornare, se ritorno per chiudere al mondo dell'auto, negli anni 80 noi eravamo la quinta forza manifatturiera come esportazione di autovetture, oggi siamo la 19ª se lo siamo ancora, quindi tornare a essere sovrani e popolari, tornare a essere un paese in cui vale la pena vivere e restare. Grazie a tutti. Grazie mille Sebastiano Prato, referente di SP per il Nord-Ovest, e adesso per il Centro Paolo Pace, responsabile organizzazione nazionale. Allora, grazie per essere intervenuti così numerosi a questa manifestazione, a questo evento. Chiaramente a questo punto parlare e raccontare qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato espresso così chiaramente fino ad ora è estremamente complicato. Quindi cercherò di fare qualcosa di alternativo, di dare delle informazioni un po' diverse, pur cercando di ricollegarmi al discorso generale, e soprattutto cercando di essere il più breve possibile per compensare chi non ha rispettato i tempi e quindi ci sta portando avanti. Dunque, noi viviamo nel mondo in cui la realtà è sistematicamente suggestionata dai più grandi esperti mondiali di marketing di comunicazione. Quella comunicazione che si può permettere soltanto chi ha grandissimi capitali da investire. E quindi noi non siamo in grado di fare altrettanto, e tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora lo abbiamo potuto fare e che faremo prossimamente, chiaramente in prospettiva, lo possiamo fare soltanto grazie al vostro contributo, e per questa cosa noi non finiremo mai di ringraziarvi per aver reso possibile questa grandissima attività politica in senso contrario all'ordinario. Vorrei inoltre approfittare dell'occasione per ringraziare anche tutti coloro che, indipendentemente da un proprio tornaconto personale, si sono impegnati e si impegnano tutti i giorni per sostenere la nostra attività in ogni modo, sui territori, negli eventi, con manifestazione, con un sostegno economico. Questa è la cosa più importante. Coloro che riportano i nostri programmi nelle loro sedi territoriali sono coloro che permettono la crescita delle nostre comunità di democrazia sovrana e popolare, che sono la radice della nostra forza, non lo scordiamo mai. Insistiamo sempre su un concetto, che solo attraverso il radicamento ed una strutturazione forte del nostro partito noi saremo in grado di portare avanti dei risultati concreti sul nostro territorio, e chiaramente sempre ricongiungendo tutto questo a un discorso di finalità di progetto politico nazionale. Da qui capirete perché spesso noi insistiamo su questo concetto dell'importanza della creazione di nostre sezioni sul territorio, cioè di mettere insieme le persone, di farle parlare, di farle lavorare, di renderle responsabili di un qualcosa, di permettere loro di crescere anche con l'esperienza politica, che poi ci tornerà utile nel momento in cui si attiveranno tutte le leve per andare avanti. La formazione politica, come annunciava il professor Pennetta, partirà a breve e contribuirà alla crescita di tutti noi, permettendoci di essere ancora più preparati a sostenere e promuovere il nostro straordinario ed innovativo progetto politico ideato dai nostri due grandi leader. E nonostante le macumbe, insomma i malocchi che chiaramente ci stanno tirando in questo periodo, come vedete ogni tanto purtroppo ci riescono a crearci dei piccoli problemi, la strutturazione del nostro partito e la crescita del nostro partito
procede alacremente e si è concretizzata ultimamente anche attraverso proprio la formazione e la creazione di dipartimenti, come accennava anche di questo il professor Pennetta questa mattina, che sono dei punti saranno dei punti di riferimento per noi per renderci possibile un collegamento con le varie tematiche in maniera verticale. Allora, adesso vi darò un'idea dei pochi, ancora pochi, ma presto saranno molti di più, dipartimenti che siamo riusciti a creare nell'ultimo periodo. Abbiamo creato il Dipartimento Ambiente, Politiche Agricole ed Energetiche, poi quello di Scuola e Cultura, segue Arte e Comunicazione, quindi il Dipartimento Legale ed infine quello delle politiche estere. Quindi questi cinque dipartimenti già esistono e si stanno attivando. Ricordo che il professor Pennetta coordina tutti quanti i dipartimenti e quindi è la persona che in qualche modo tiene insieme un po' l'intero progetto. Sono invece in fase di creazione alcuni altri dipartimenti, che sono quello delle politiche sociali, quello dell'economia, quello del lavoro e delle politiche giovanili. Per quanto riguarda invece, tanto per darvi un'idea dell'attuale dimensionamento del nostro partito a livello nazionale, vi posso confermare che ad oggi abbiamo oltre 2.900 iscritti in tutta Italia e con una crescita di iscrizioni che tende ad aumentare giorno dopo giorno, e non disperiamo di arrivare a 5.000 entro la fine dell'anno, cosa che sarà possibile chiaramente se magari ci date una mano tutti quanti e spingete persone ed amici ad avvicinarsi a noi. Abbiamo poi, ultimo dato che vi do così tanto per darvi anche un dimensionamento di quello che stiamo realizzando, una formalizzazione di circa 40 sezioni in tutta Italia, nostre sezioni territoriali. Chiaramente su questo numero delle sezioni si sta lavorando molto, perché ci sono ancora molti territori che non hanno formalizzato questa creazione di sezioni, e quindi magari l'auspicio è che lo facciano al più presto possibile, che si incrementi questa tendenza, perché le sezioni, capirete bene che in un momento di raccolta firme, di comunicazioni territoriali, sono estremamente importanti. Dunque, da dire poi che il nostro dinamismo ed il nostro impegno ci ha permesso inoltre di raggiungere un altro paio di interessanti obiettivi, che sono realizzare un gran numero di eventi, circa una ventina in tutta Italia dal momento in cui siamo stati, ci siamo fondati a gennaio, e oltre un centinaio di eventi territoriali locali. Quindi anche questa nostra presenza, pur avendo da poco creato questo partito, è veramente molto, molto interessante e molto importante. Sì, esatto, manca sanità. Sì, non ho, scusate, ma prima nel citare mi è sfuggito il Dipartimento della Sanità, quindi in realtà sono sei dipartimenti che abbiamo creato. Dunque, uno dei nostri slogan recita: la nostra forza siete voi. Ed io aggiungerei: voi inteso come portatori di ben precisi valori, che sono quell'organizzazione nel mondo in cui ci si può inserire ed a partire dai quali tutto quello che si fa ti ritorna come ricchezza di senso. Mentre in assenza di questo posizionamento nella società ti ritorna come insignificante. Da qui l'importanza di essere portatori di valori e di principi che fortificano le persone e gli permettono di esprimere la forza necessaria a portare avanti questo progetto politico. Senza possibilità di smentita, possiamo affermare che con tutte le nostre manifestazioni, e questo evento compreso, insomma, rappresentano sicuramente la punta avanzata di
un progetto politico che si pone lo scopo di far conoscere sempre più capillarmente che esiste una vera e propria alternativa alla politica attuale e che le forze che la rappresentano sono strette intorno al progetto politico di democrazia sovrana popolare. Tutti dobbiamo partecipare e far partecipare. Vogliamo fermare le sanzioni e l'invio delle armi per lavorare per la pace, ripristinare i rapporti diplomatici con l'amica Russia, fermare il genocidio del popolo palestinese a Gaza. Uscire dal colonialismo anglo-americano e da tutte le organizzazioni che lo rappresentano. Riappropriarci della nostra sovranità monetaria, economica e territoriale. Avere un mondo multipolare, riprenderci le fonti energetiche a basso costo, avere una sanità finalmente efficiente, garantire ai giovani il lavoro e non i sussidi, tutelare sul serio le fasce più deboli della popolazione, permettere quindi una vita dignitosa e possibilmente felici a tutti noi. In una sola parola, dobbiamo salvare l'Italia dalla follia di uomini senza scrupoli, molti dei quali paradossalmente si fanno chiamare filantropi. Grazie per l'attenzione. Grazie Paolo Pace, grazie mille. E adesso per il Sud, Immacolata Bisogno, coordinatrice regionale della Campania. Eccola. Respiro, respiriamo, siamo vivi, siamo qui ed è bellissimo essere qui insieme. La relazione umana è una forma di intelligenza antica, primordiale. L'essere umano è una specie sociale e vive sanamente solo quando è in rapporto con altri esseri umani e con il creato, ma soprattutto anche con altri esseri umani. L'essere qui, quindi, rappresenta veramente una grossa, diciamo, forza. Non dobbiamo affatto sottovalutare anche semplicemente questo aspetto. Come diceva già qualcuno, noi siamo qui, siamo insieme, non siamo soli. La solitudine è quella a cui ci hanno voluto portare in tanto tempo, con tante strategie, è voluta, è cercata, perché è proprio l'isolamento che ci indebolisce, che ci toglie la capacità di reagire, di agire in maniera lucida, costruttiva. Popolo mio, Masaniello parlava così, alle... ogni volta in quel brevissimo periodo della sua storia in cui riesce a fare una rivoluzione piccola ma significativa. Mi viene in mente Masaniello perché io sono del Sud, orgogliosa di essere figlia della Magna Grecia e di rappresentare qui i miei amici del Sud, le altre regioni con le quali ci siamo particolarmente affratellate durante la raccolta firme. La Calabria, Giuseppe Modafferi, l'Abruzzo, Umberto Mariani, la Puglia, Davide Colucci, la Basilicata, Pietro Iannace, e la Campania. Mi è stato dato questo compito per cui io sono portavoce di un sentire comune. Non ci siamo più lasciati da quando ci siamo incontrati e galeotte sono state le sfogliatelle.
Mi dispiace non potervele farveli assaggiare adesso, ma magari chissà, mai dire mai. Quindi la dolcezza dello stare insieme, dell'accoglienza reciproca che abbiamo sperimentato in un momento difficile, quindi non è stato semplice. Negli ultimi giorni in particolare ci siamo incontrati a Cava dei Tirreni e dovevamo appunto concludere la raccolta firme e portare tutto quanto alla Corte d'Appello. E quindi abbiamo vissuto anche momenti un po' difficili, però ecco, queste sfogliatelle ci hanno salvato proprio. Penso proprio di sì, almeno così dice Giuseppe, che potrà confermarvi. Confermate? Bene. Sfogliatelle che sono quelle di Cava dei Tirreni con la panna, specifico, perché poi ci sono tante varianti. Bene. Io sono abbastanza emozionata e si sente, ma mi fa piacere che si senta, perché una delle cose di cui dobbiamo riappropriarci, facciamo già tanto, facciamo molto, è quello di riappropriarci del nostro sentire, delle nostre emozioni. Le nostre emozioni non sono tutte sane, siamo divorati moltissimo dall'ansia, ne siamo più o meno consapevoli, ma anche noi, proprio perché viviamo immersi in questo tempo difficile, drammatico, e risentiamo ovviamente quindi di tutto quello che accade vicino a noi, più o meno vicino a noi, quindi siamo tutti coinvolti e quindi le nostre vibrazioni sono veramente basse quando siamo in questo stato, stato di ansia, stato di paura. Me lo confermava anche qualche giorno fa e ne ho avuto piacere. Vi invito ad ascoltare Andrea Zoc e Vincenzo Costa, che proprio nel talk dietro il sipario hanno fatto un bello approfondimento a proposito proprio di, parlando dell'ansia come di un problema sociale, un problema politico. Quindi non è un problema individuale da risolvere così, individualmente, ma proprio anche collettivamente. Ci dobbiamo un attimo pensare su questa cosa, perché se non riusciamo ad essere incisivi, no? Nel nostro parlare, nel nostro agire, è perché anche probabilmente perché c'è questo sottofondo che ci trattiene. Quindi affrancarci anche da questa dimensione ci renderà sicuramente più liberi, più incisivi, più capaci di quindi agire nel nostro quotidiano, come si diceva, nel nostro piccolo. E nel nostro piccolo vi dico, quindi chiudo, voglio essere breve, vi dico che abbiamo pensato, e magari ve lo offriamo se vi fa piacere, un caffè sovranista. Si parlava di formazione e prima della formazione anche ufficiale che partirà abbiamo pensato di condividere dei momenti di approfondimento sulle tematiche che ci stanno a cuore, quelle politiche, ma perché no, anche queste che riguardano, diciamo, il nostro stare bene. E quindi faremo degli incontri, ci saranno anche i nostri autorevoli relatori che conosciamo tutti, che sono anche qui presenti, professore Pennetta, Marco Rizzo ed altri. E quindi questa è una bella cosa che abbiamo deciso di fare, ma vorrei, mi sono dilungata troppo, ma ho necessità di portare a nome anche del Sud un saluto e un abbraccio col nostro applauso a Francesco Toscano, che non è qui con noi, ma è con noi. Penso che molti di noi, senza Francesco Toscano, senza il lavoro immane che ha cominciato a fare anche con Visione TV, non saremmo qui. Io devo molto a Francesco, mi ricorda una storia mia personale che un giorno forse vi racconterò, e quindi in questo momento anche un po' difficile per lui e per la sua famiglia, sono sicura che gli farà piacere ricevere il nostro affetto, il nostro bene. Ecco. Quindi, ciao Francesco, siamo con te. Quindi che fare? Che fare noi nel nostro piccolo? Ecco, facciamo questo, recuperiamo, come è stato detto da più parti, una cosa importante, recuperiamo il senso della nostra identità, dei valori che ci appartengono, che appartengono alla nostra cultura classica cristiana, non vergogniamoci di testimoniarli, di essere apostoli laici, come dice spesso Francesco,
e soprattutto con un linguaggio però che sia nuovo. Anche il nostro linguaggio deve essere nuovo, non deve essere pieno di rabbia. Un linguaggio, credo, amorevole, un linguaggio misurato, classico. Ecco, ci darà l'opportunità probabilmente di raggiungere più facilmente il cuore delle persone e soprattutto di dare, di condire, diciamo, questi nostri approfondimenti, queste riflessioni che vogliamo portare pure agli altri, questo smascheramento, e lo portiamo attraverso un messaggio di luce, di speranza. È una parola bellissima, la speranza, non è una parola obsoleta cristiana. E quindi una parola di apertura, speriamo noi sempre, speriamo di stare meglio, speriamo di stare bene, no? Ognuno di noi dice questo, quindi dobbiamo stare bene e meglio insieme e possiamo farlo. Quindi recuperiamo i nostri valori, recuperiamo la bellezza, educhiamoci alla bellezza, il nostro paese tutto quanto è ricco di bellezza, che racchiude la nostra storia, la nostra cultura, e quindi ritroviamo linfa proprio partendo dalle nostre radici, progettiamo il futuro proprio a partire dalle nostre radici. Grazie mille anche per la tua autenticità, per la filosofia della sfogliatella che ci è piaciuta tantissimo. E beh, non è male, perché tutto parte da lì. Allora, sì, potremmo mettere nel programma una sfogliatella al giorno. Allora, prima dell'ultimo intervento, diciamo, delle aree regionali, volevo dirvi che Francesco si collegherà, ma dopo le 17, e siccome noi vogliamo tanto ascoltarlo, anche perché Francesco ha avuto tanti problemi in questi giorni, per cui ci fa piacere accoglierlo veramente con molto affetto, io direi ascoltiamo l'ultimo intervento, poi facciamo magari una breve pausa, caffè, bagno, ecco, questo è così, proprio caffè, bagno, sigaretta, chi vuole fumare. E allora andiamo all'ultimo intervento dei dirigenti di SP per le isole, Leonardo Nicolosi, vice coordinatore regionale della Sicilia orientale, benvenuto. Sono felice, buonasera a tutti. Sono felice di questa situazione perché mi consentirà, io volevo rinunciare, ho 38 pagine da leggere e siccome dovremo aspettare Francesco Toscano, le leggo tutte, no? Che dite? Però non togliergli il caffè, se no... Il caffè lo prendete dopo, dai. Invece vi dico, faccio il politico. A 73 anni ho imparato a fare il politico e la prima cosa che farò è dico rinuncio a leggere le 38 pagine, sarò breve, 2-3 minuti, e quindi è già la prima cosa che faccio per farmi piacere. Quando un politico fa qualcosa per farmi piacere bisogna dire grazie, no, perché siccome io sono stufo di vedere manifesti di politici ai cui sono stati dati i voti e poi dicono 347, 250.000, grazie, praticamente sono loro che ringraziano gli elettori, quando invece se uno fa politica deve aspettarsi che gli elettori ringrazino lui perché si mette al servizio, cioè non ho mai visto io un servo che si fa ringraziare per il servizio che fa, no? Cioè che ringrazia per il servizio che ci offre. Io quindi faccio il servo e mi risparmio le 38 pagine, però siccome voglio fare il politico per bene e mi hanno fatto referente per le isole, io diciamo da buon politico cosa ho fatto? Cioè avrei tante cose da dire, io potrei raccontarvi tante barzellette, insomma ne so tante, però diciamo ho chiesto al coordinatore della Sardegna cosa devo dire per te, io diciamo conosco un po' la situazione della Sicilia, non conosco quella della Sardegna, quindi quello della Sardegna ve lo dovrò leggere perché mi ha scritto una nota ed è giusto che io riferisca, quindi se è lungo non è colpa mia, è lui, va bene. Allora, DSP Sardegna è stata fondata meno di un anno fa, ma ha già ottenuto risultati significativi. Ecco alcuni dati.
abbiamo un numero di iscritti superiore alla media nazionale e il numero di simpatizzanti cresce costantemente man mano che aumentiamo la nostra visibilità. Questo grazie agli eventi che organizziamo, come proiezioni di docufilm, dibattiti e anche escursioni familiari durante i weekend, oltre alle riunioni sezionali che teniamo regolarmente. Attualmente ci sono 3 sezioni attive, Cagliari, Olbia e Oristano, e presto apriremo anche a Sassari. Non siamo presenti con i nostri rappresentanti a Perugia, poiché stiamo preparando il primo congresso regionale sardo che si terrà domenica 29 settembre, cioè domani. Ecco perché non sono qui gli amici sardi. Durante l'evento affronteremo questioni cruciali per la Sardegna, come la speculazione energetica che minaccia le attività economiche tradizionali dell'isola. Saranno presenti tutti i membri del direttivo regionale e avremo l'onore di ospitare il presidente Francesco Toscano e il coordinatore nazionale Marco Rizzo e il responsabile esteri Pino Cabras, che gioca in casa. A causa dell'alto numero di prenotazioni abbiamo spostato l'evento dal Teatro San Martino di Oristano a un centro congressi, così da poter accogliere fino a 250 persone. Per il futuro, oltre a proseguire con le attività già avviate, puntiamo a creare ulteriori occasioni di incontro con le persone, collaborando insieme per diffondere la validità della nostra visione politica. Il nostro obiettivo è restituire forza e potere al popolo sovrano, coinvolgendo sempre più cittadini in questo percorso di consapevolezza e partecipazione attiva. Poi dice anche che gestiscono un blog che produce degli elaborati e delle proposte, che spesso viene utilizzato anche da Visione TV, e questo dà alla Sardegna e al loro gruppo una grande occasione di diffusione. Questo è quanto mi è arrivato dalla Sardegna. Poi ho chiesto anche ai miei amici, agli attivisti siciliani, ho chiesto anche al coordinatore regionale, io sono un vice coordinatore come Marco Baiamonte, siamo in due, lui per la Sicilia occidentale, io per la Sicilia orientale, ho chiesto a Giovanni Denaro di dirmi se voleva che osservassi o dicessi qualcosa, e mi è stato detto di fare osservare che ci vorrebbe più consultazione degli organi dirigenti periferici, ci vorrebbero che la direzione centrale tenesse in maggiore considerazione la comunicazione con l'esterno. Poi anche, ha anche chiesto che si possa riunire metodicamente ogni mese il comitato tecnico scientifico, proprio perché lavori all'elaborazione di tutto quello che serve da un punto di vista, diciamo, contenutistico e quant'altro per supportare il partito. Ha poi anche proposto di chiedere di lasciare una piccola quota del tesseramento prossimo, del prossimo anno, alle casse dei comitati regionali, perché possano disporre di cifre utili per organizzare quegli eventi che servono proprio a promuovere e a sviluppare la partecipazione e la militanza nel partito. Cioè, questa è quella. Poi uno dei tesserati mi ha mandato una nota anche lui, in cui mi ha chiesto di dire che propone, chiede che il partito moduli la sua comunicazione politica sul positivo, cioè sulle proposte più che sul no o sui contrasti. Cioè, bisogna dire, è un tempo in cui ci dobbiamo porre anche in una posizione diversa rispetto agli altri, ed è quella di proporre soluzioni più che denunciare problemi. E questo mi sembra condivisibile. Un'altra osservazione era, un altro militante mi ha chiesto mi ha dato dei contatti da passare poi a Francesco Toscano e a Marco Rizzo. Ci sono delle associazioni che si stanno occupando di promuovere gli acquisti solidali e quindi la difesa sul territorio delle ricchezze agroalimentari, quindi io darò questi recapiti a loro perché, diciamo, prendano contatti per vedere di collaborare con loro. Questo è tutto quello che dovevo riferire, però adesso parlo io. E io, diciamo, sicuramente devo partire con ringraziare tutto il gruppo, e non mi metto a fare i nomi perché sennò siamo tantissimi, forse più della Sardegna, quindi capite che non so.
No, non li posso nominare tutti, quindi dirò che ringrazio tutti i collaboratori, tutti quelli che insieme a me hanno deciso di come dire, divertirsi a diventare utili, perché io mi potrei divertire in mille altri modi, ma mi voglio divertire a diventare utili, e abbiamo deciso tutti quanti insieme di mostrare principalmente cosa significa, che cosa vogliamo. Cioè, noi lottiamo per una struttura, per un futuro, per una modalità di vita, per un modello sociale, e noi vogliamo dimostrare tutti insieme qual è il modello sociale che vogliamo proporre e che vogliamo vivere. Cosa facciamo? Lo viviamo insieme, come mi è sembrato di vedere che funziona in tutta DSP, dove siamo diventati amici fraterni, ci sosteniamo uno all'altro, mostriamo a tutti cosa significa restare umani, cosa significa restare umani. Questo. Abbiamo anche noi, andiamo avanti organizzando dei convegni che sono quasi a ritmo mensile, diciamo. Ne abbiamo proprio uno il 5 di ottobre che riguarda il rischio nucleare, la guerra in Ucraina e il genocidio a Gaza, e avremo ospite Pino Cabras e Fabio Maggiore, che è una nostra bandiera, è stato candidato presidente volevamo candidarlo come presidente regionale. E avremo in collegamento Marco Rizzo, Francesco Toscano, Andrea Lucidi e Lo Russo, che si collegheranno sia dal Donbass che dal Libano. Quindi anche noi, diciamo, promuoviamo queste iniziative coinvolgendo persone e culture e abilità che mettiamo a disposizione di tutti e che portano troviamo riscontro in quello che facciamo. Cioè, vi voglio solo dire, per esempio, c'è un professore che si chiama professore Biuso, che abbiamo già utilizzato una persona, però lo utilizziamo per i nostri scopi benefici un paio di volte, il quale, leggendo il roll up che teniamo all'ingresso, dove ci sono i 10 punti programmatici di DSP, lui, diciamo, è venuto a fare conferenza, è diventato uno di noi DSP, perché mi ha detto: condivido uno per uno tutti i 10 punti del vostro programma, e quindi non faccio solo il relatore, faccio anche il tifoso e l'attivista di DSP. No, questo è un po' il dato. Volevo fare solo alcune considerazioni. Marco Rizzo proponeva per la soluzione sanitaria per l'Umbria, e diceva che tutto poi deve essere rimandato al Ministero. Cioè, però, diciamo, voglio dire, scusate, se al Ministero poi ci sta Speranza... No, perché volevo dirlo anche in relazione all'amica che mi ha preceduto, che dobbiamo coltivare la speranza. Ma questo ci ha fatto odiare la speranza. Cioè, noi a Speranza, uno appena sente Speranza ci viene, l'orticaria viene, solo a sentirlo. Anche perché poi sembra quasi un paradosso un assurdo, no? Vedere lui, che sembra affetto da sifilide, anche se non so quali sono, perché che fa il Ministro della Salute, mi sembra una cosa veramente fuori dal mondo. Cioè, però questi dicono la verità. Quando dicono che faranno la transizione digitale green, non avete capito qual è la metafora. Digitale, green... Non so se capite, col digitale vi mettono al verde, cioè la transizione digitale significa che vi mettono tutti al verde, questo è il senso, no? Però lo dicono, perché loro, i massoni, io so, che hanno l'obbligo di dire la verità, quindi se voi leggete dietro le parole vi accorgerete che questi dicono esattamente le atrocità che vogliono fare. Questi hanno imparato la lezione, cosa fanno? Chiamano la democrazia, la dittatura la chiamano democrazia, vi chiudono in casa o vi ricattano sul lavoro e si chiamano democratici. Poi parlano di guerra e fanno parlare le bombe, per parlare di guerra fanno parlare le bombe. Cioè, se vedete, diciamo, sono la contraddizione, però... sanno bene come utilizzare queste distopie, queste contraddizioni. Quindi basta ascoltarli, e poi io vi dico: non contrastiamoli, perché secondo me, cioè, questi non cercano altro, un popolo che li contrasta. Ma sapete perché? Perché questi sanno,
economicamente hanno le bombe atomiche, cioè sono loro che hanno in qualche modo la potenza. D'altronde, quando hanno fatto in modo di stampare soldi falsi liberamente, cioè questi con i soldi falsi si stanno comprando il mondo. Cioè, se lo facessero fare a me, io sarei altro che Draghi. Cioè, se mi facessero io ho scritto un libro su un nostro conterraneo che si chiama Paolo Ciulla, che stampava i soldi che però erano veri perché l'hanno processato e nemmeno i periti della zecca riuscivano a stabilire che i soldi fossero sono falsi, quindi non faceva soldi falsi, faceva soldi veri. E lui con quei soldi però cosa faceva? No, sapete, lui non faceva come Draghi, che li stampa falsi che sembrano veri, cioè tu li dici sembrano veri ma sono falsi. Però diciamo Draghi li utilizza per fornirli ai suoi amici e fargli comprare i nostri tesori. Invece Paolo Ciulla, sapete che faceva? Stampava i soldi veri, falsi, e poi li metteva sotto le porte ai poveri disgraziati dei quartieri poveri di Catania, no? O li metteva sulle banchine di Villa Pacini. E allora, quando è stato processato e gli hanno detto lei è accusato di produzione di soldi falsi, allora lui dice: senta giudice, mi scusi, io diciamo le chiedo solo, capisco che mi dovete condannare, però dovete cambiare anche i termini, perché siccome i suoi periti dicono che i soldi sono veri, non mi dovete condannare come falsario ma come erario, cioè inventatevi un chiedo scusa, ma siccome ci dobbiamo anche consentire una piccola pausa, magari arriviamo alle conclusioni, grazie. Quando si dice che siamo il sud, non ha detto nessuno di solo a me. Poi quando dice dobbiamo aiutare il sud, anche voi dovete cambiare. Allora, no, volevo dire sull'ultima cosa. Sono di origini calabresi. Perché Marco Rizzo è una soluzione? Perché Marco Rizzo è, diciamo, fra le altre, non solo lui, adesso prendo lui, perché siccome uno dei termini che è venuto fuori qui continuamente è i nodi vengono al pettine. Ragazzi, quando i nodi vengono al pettine, lui resta immune e può andare avanti a risolvere i problemi di tutti. Ed eccolo. Ciao Francesco. Mi sento sì. Questo applauso è tutto per te. Mi sento. No, non è vero. Oh, però eccomi qua, io non sento nulla, però immagino che voi mi sentiate. Grazie per questa accoglienza così calorosa, vi ringrazio dal profondo del cuore, mi sento molto emozionato nel vedere tanti volti di amici che avrei voluto oggi abbracciare personalmente, ma sono lì con il mio cuore, sono lì con il mio sentimento, sono insieme a voi in questa splendida giornata di Perugia, organizzata magnificamente dal nostro partito regionale, che vede la presenza del nostro candidato Marco Rizzo, pronto a fare onore a tutta la nostra comunità in questa difficile battaglia che andiamo ad affrontare. Io voglio rassicurarvi sulla prosecuzione del mio impegno, non arretrerò di un millimetro rispetto ai doveri politici che ho sotto i miei occhi, farò il massimo in Liguria e dappertutto per rendere onore ai sacrifici e agli sforzi dei nostri militanti e di persone come voi che gratuitamente, con grande impegno, con grande passione, lavorano oramai da anni nel nome di un ideale, nonostante intrighi, tranelli, infiltrazioni continue che siamo costretti a respingere, ma le manovre cattive di personaggi di quart'ordine non hanno scalfito di un millimetro il nostro desiderio, la nostra forza di essere, il nostro convincimento per essere protagonisti dentro un paese che barcolla e ha bisogno di una forza come la nostra, libera, leale, corretta, ma sicura, forte e passionale. In tempi così complicati, in tempi così difficili, mentre il mainstream trasforma
la menzogna in verità, occulta e diffama, le voci vere e autentiche, la nostra presenza è garanzia per il Paese, anche a beneficio di quelli che continuano a brancolare nelle tenebre senza comprendere la gravità di una situazione che peggiora giorno dopo giorno. Non sarà una classe dirigente pavida, ipocrita, cerchiobuttista e compromissoria a salvare il nostro Paese, saranno uomini liberi, forti, leali, coraggiosi a tenere in piedi un Paese che rischia di essere trascinato dentro conflitti devastanti che nessuno ha davvero il coraggio di affrontare in termini strategici. Come avete visto, cari amici, anche nella giornata di oggi sono arrivate notizie terribili, notizie che fanno gelare il sangue. È stato barbaramente ucciso il capo del partito di Dio libanese Hezbollah tramite l'ennesimo attentato terroristico indiscriminato ad opera del governo Netanyahu. Qualunque popolo al mondo, qualunque nazione al mondo, qualunque governo al mondo avesse messo in piedi nell'ultimo anno un millesimo delle condotte poste in essere dal governo fascista di Netanyahu, ebbene, di fronte a una tale atrocità, qualunque governo sarebbe finito nel mirino dell'intera comunità internazionale. E invece l'impunità di Israele è diventata garanzia e passaporto per la consumazione indiscriminata di eccidi che, con la scusa di colpire pericolosi terroristi, finiscono per decimare popolazioni innocenti, donne e bambini compresi. Se i pavidi si girano dall'altra parte, noi guardiamo in faccia la verità e, dopo averla guardata, la diciamo. Non abbiamo paura di dire quello che è evidente. Devono vergognarsi semmai coloro i quali voltano la testa dall'altra parte, continuando a giustificare un massacro infinito per il tramite del ricordo dei tragici fatti del 7 ottobre, vicenda deprecabile e terroristica che non giustifica però la consumazione di omicidi permanenti rimasti impuniti nel nome di una idea malsana e certamente ipocrita. Noi guardiamo e parliamo. Ebbene, cari amici, ho visto inoltre con grande preoccupazione quello che sta accadendo negli Stati Uniti d'America. Un paese oramai in preda di lacerazioni interne profondissime. Si moltiplicano i tentativi di assassinare Donald Trump, evidentemente non completamente allineato rispetto al percorso che i democratici e i globalisti neocon hanno predeterminato. Noi non nutriamo nei confronti di Donald Trump una fiducia cieca, acritica, tipica di coloro i quali hanno gettato il cervello all'ammasso. Noi siamo dei dirigenti politici, non siamo in attesa di un messia che in America o da altre parti venga per salvare masse oggi finite nel mirino di una congrega cattiva. Noi ragioniamo in termini realistici, razionali, logici e coerenti. Noi ci rendiamo conto che il passaggio politico epocale che riguarda i nostri tempi non tocca la dicotomia tra una finta destra e una finta sinistra che non hanno più nulla da dire né questioni intorno alle quali combattere, ma il futuro del nostro tempo, la notte decisiva per definire gli equilibri che verranno fuori da questa guerra non dichiarata, da questa terza guerra mondiale a pezzi, come è stata definita, riguardano il futuro, il recupero di un'idea stessa di sovranità, dove i popoli riprenderanno in mano il proprio destino, dove la gente uscirà dal recinto dentro il quale è finita, dove il popolo si rialzerà in piedi per reclamare diritti oggi negati, oppure vinceranno questi perfidi globalisti che, nel mentre di far finta di difendere la democrazia, continuano giorno dopo giorno a svuotarla per ricostruire un sistema fondamentalmente neofeudale che prevede il dominio cieco assoluto di poche multinazionali sovranazionali convinte di dover gestire un popolo ridotto a gregge con la menzogna, con il controllo mediatico, con l'utilizzo strumentale dell'apparato
statale e con la sottomissione di una politica ridotta a mera ancella di poteri economici, militari e non rappresentativi. Noi un mondo così non lo vogliamo e lo combatteremo finché avremo fiato. Dopodiché, grazie per il vostro sostegno. Io non sento nulla, ma so di interpretare i sentimenti dei tanti che da ogni angolo d'Italia hanno raggiunto oggi Perugia per fare sentire a Marco e a tutto il nostro partito umbro la vicinanza di un gruppo di militanti e dirigenti politici che non si limitano a manifestare o a stare insieme occasionalmente nel corso di incontri che vengono spesso preparati o marce per solleticare, per favorire il narcisismo di alcuni personaggi e che poi invece queste iniziative finiscono con il non produrre mai un cambiamento concreto che può nascere soltanto sulla base della crescita di una comunità politica che vive insieme stabilmente. Non saranno momenti occasionali a cambiare il corso delle cose, non saranno manifestazioni anche oceaniche ad indurre il potere a cambiare indirizzo, sarà soltanto la coerenza, la costanza, la forza di una comunità politica coordinata, disciplinata e coesa che dal Trentino alla Sicilia lotta nel nome delle stesse cose con intelligenza tattica e lucidità strategica. Rifiutate quindi con la massima risolutezza le lusinghe dei tanti lucignolo che continuano a vagheggiare di una mancata unità proprio mentre quella unità la frantumano per il loro narcisismo e quando non per malafede. Abbiamo conosciuto negli ultimi 2 anni la qualità e gli intendimenti di personaggi chiaramente in teoria vicini al nostro mondo che non hanno fatto altro se non tentare di disarticolare la forza del nostro partito che è l'unica realtà solida, importante e forte in grado di prendere sulle proprie spalle le necessità di un paese oggi in difficoltà, risucchiato in una perversa spirale che oscilla tra risentimento e irrilevanza. Noi siamo diventati adulti, chi vuole ancora giocare a fare il vado verso le conclusioni di questo mio intervento. La nostra prospettiva non è limitata alle prossime elezioni. La nostra è una prospettiva che non muore. La nostra è una prospettiva che certamente vincerà nel corso del tempo. Noi potremmo essere coloro i quali avranno dato avvio ad un cambiamento epocale nel nostro paese, o potremmo soltanto essere il seme che indica un percorso che altri poi porteranno a compimento. In ogni caso il nostro dovere oggi è quello di testimoniare la verità, di dire quello che nel nostro paese non funziona, di rimanere lucidi nei confronti della prepotenza e dell'arroganza assassina di alcuni gruppi politici che sono oramai in grado anche di trasformare oggetti adibiti ad uso civile per compiere infami azioni terroristiche che ripugnano la coscienza di chiunque. Non vogliamo vivere in un mondo dove gli elettrodomestici improvvisamente scoppiano, dove i telefonini diventano bombe, dove l'utilizzo della tecnica e del progresso scientifico serve per distruggere e rendere tragica la vita degli uomini e non per migliorarla o renderla più agevole. Questa idea di progresso è semplicemente mostruosa e non accettiamo le accuse di quelli che ci indicano come nostalgici passatisti di un mondo che non è più, perché noi non colpiamo l'idea di progresso in quanto tale, ma pretendiamo che il progresso venga messo al servizio del bene della gente e di ogni singola persona. Non vogliamo vivere in un mondo dove le macchine dominano per conto di tanti Frankenstein che le hanno immaginati e gli uomini diventano schiavi delle macchine che dovevano invece servire le necessità di ogni essere umano. Questa è un'idea di progresso che respingiamo al mittente, non nel nome di un luddismo che non abbracciamo, ma nel nome di un'idea che prevede
la presenza dell'uomo al centro di qualsiasi dinamica e proposta politica. Tutto quello che si può immaginare in ambito medico, in ambito scientifico, in ambito tecnico deve avere come fine ultimo il miglioramento delle condizioni di vita di ogni essere umano, senza distinzione di sesso, razza o religione. Questo è un punto di vista che non deve sfuggire a nessuno e non dobbiamo cadere nel tranello di quanti provano a creare una divergenza, una dicotomia inesistente fra fautori della scienza e nemici della scienza, che serve soltanto a mascherare il vero dato, il vero bivio che è sotto i nostri occhi. Si potremo avere un progresso al servizio dell'uomo o potremo avere un progresso che schiaccia l'uomo per servire gli interessi di pochi padroni delle macchine. Questa è l'unica dicotomia esistente. Questo è il campo di gioco che siamo chiamati a riconoscere. Ebbene, cari amici, mentre si moltiplicano gli squilli di tromba di quelli che non vedono l'ora di trasformare il mondo in un ring dove si fronteggiano potenze nucleari, esistono ancora persone in grado di dire una parola di buonsenso. Esistono ancora uomini in grado di tentare di rallentare o di fermare questa spirale cieca di violenza, che è il risultato dell'arroganza di un mondo occidentale che non si accontenta più di essere primo tra i pari, ma pretende di schiacciare con la violenza, visto che non ci riesce più con il ragionamento, popoli, nazioni e persone che in ogni angolo del mondo sono stanche di vivere sotto il giogo dei presunti civilizzatori. La furia di Israele comporterà necessariamente delle reazioni in Medio Oriente e non solo. Questo è il momento di rimanere lucidi, di rimanere coerenti, di rimanere saldi intorno ai nostri convincimenti senza farci paralizzare dalla paura. Io mi rendo conto che il governo Netanyahu rappresenta adesso una scheggia assassina e impazzita che pretende di risolvere con l'omicidio mirato e con l'eccidio ingiustificato e perenne qualsiasi problema politico. Pensare che l'unico modo per risolvere i conflitti sia quello dello sterminio senza soluzione di continuità è assolutamente osceno, e non dobbiamo permettere a nessuno di provare ad affibbiare gente come noi la patente di antisemita, perché questi ipocriti, questi miserabili non devono permettersi di utilizzare questo vecchio randello per provare a colpire gente come noi, che nel caso in cui la violenza fosse stata perpetrata contro Israele avremmo detto esattamente le stesse cose a difesa del popolo degli oppressi. Noi non guardiamo la nazionalità né le origini né la cultura delle persone che vengono colpite. Per noi ogni uomo, ogni vita è sacra, ogni vita è degna. Non ci sentiamo migliori né peggiori di nessuno, ma non possiamo tacere mentre si consuma un eccidio ingiustificato, continuo e violentissimo di persone che sono come noi, fanno parte come noi della stessa comunità umana. Basta andare dietro a questi profeti neri che continuano a mostrificare oggi gli islamici, domani qualche altra categoria, per giustificare una violenza cieca che qualifica soltanto chi la mette in atto. Noi non difendiamo per principio nessuno, noi difendiamo la verità, noi difendiamo quelli che subiscono colpi violentissimi da parte di un governo che si sente impunito e fuori dal concetto di legalità internazionale. Cerchiamo di essere sempre saldi intorno a questi convincimenti, cerchiamo di fare sentire la nostra voce dovunque sia possibile, non lasciamoci scoraggiare dalla difficoltà degli eventi, proviamo a restituire dignità e passione politica a quelli che l'hanno perduta e in ogni caso non aspettiamoci necessariamente risultati immediati. Il nostro premio, il premio per la nostra coscienza è già stare dalla parte della verità, della giustizia e del bene, mentre gran parte del mondo preferisce abbracciare concetti improntati alla violenza, all'ipocrisia e al sopruso. Vi abbraccio tutti e vi voglio bene.
Mi sente? Aspetta un attimo, ti metto in audio. Ora ci senti? Ora sì. Sentite voi? No. No. Vabbè, niente. Alza. Era per farti sentire un applauso. Era per farti sentire un applauso. Fate un applauso. Allora, grazie a Francesco Toscano e adesso credo che voglia fare i suoi saluti, no? Appunto. Marco vi saluterà e grazie a tutti di essere venuti e di aver preso parte a questo evento. Marco. Allora, solo per dirvi davvero il vostro entusiasmo, la passione, sono tutti ingredienti necessari, fondamentali per fare la politica. Però viviamo in un mondo terribile, in un momento molto particolare e ci serve davvero un rigore, una determinazione, una autodisciplina nel fare le cose, altrimenti le nostre singole forze, le vostre passioni non contano a sufficienza. Quindi abbiamo davvero bisogno di costruire una comunità politica che costruisce un progetto politico. Quando ognuno di voi fa qualcosa, ha la responsabilità per tutti. Adesso con questi social qualunque di voi può dire una cosa e può ricadere su tutti noi. Se uno fa una dichiarazione da matto e mette il nostro simbolo, devi fargli la diffida, devi fare insomma un grande casino. E quindi abbiamo davvero bisogno di un impegno straordinario, in primo luogo qua in Umbria e in Liguria. Abbiamo bisogno di un impegno straordinario, ma fate attenzione, il prossimo anno si vota in 5 grandi regioni, Toscana, Veneto, Marche, Puglia, Campania, e poi chissà come finisce la vicenda del governo. E quindi ci sono davvero tanti appuntamenti. Io non so se siamo all'altezza, ma abbiamo davvero bisogno della vostra serietà, del vostro rigore. Usciamo da qua con tanta benzina in corpo, ma cerchiamo davvero di ottimizzare i nostri sforzi, che devono essere sostanzialmente legati a far conoscere questo nostro progetto, a parlare con le persone e a impegnarvi. Abbiamo un mese e mezzo di grande sforzo da qua alla votazione di metà novembre, abbiamo una squadra splendida. Credo che sia utile essere ottimisti sapendo che la situazione generale, dicevo prima così, lo annuncio adesso, Israele ha ucciso il capo di Hezbollah, Nasrallah, la notizia di un quarto d'ora fa, e nel frattempo ha occupato l'aeroporto di Beirut. Il Libano è una nazione che non era in guerra con... E chiaramente ci sono dietro gli Stati Uniti, c'è il governo Biden, fanno finta di giocare, non deve, ma è tutto collegato. Io credo che si sta arrivando facilmente alla terza guerra mondiale prima delle elezioni americane. Vogliono arrivarci prima. Noi possiamo fare quello che possiamo fare rispetto a questo. Nella politica italiana possiamo lanciare questo allarme. Nell'opinione pubblica italiana possiamo mobilitarci. Il 26, sabato 26 ottobre a Roma faremo un corteo importante contro la guerra per la pace, ma ci saremo. Esatto, e dovremo essere in tanti. Verrà fatto. Però questa è la dimensione in cui viviamo. Io amo molto la storia. E vi assicuro davvero, leggendo e rileggendo quello che è successo nel secolo scorso, ci siamo molto vicini. E le armi che ci sono in questo secolo non sono le armi del secolo scorso. Grazie a voi, buon lavoro.
C'è Bizzoni qua? Perché se Bizzoni è sparito io ho bisogno di un passaggio per andare a Roma.